Azione! Liquirizia miau miau! Ciao, sono Kiki, vi ricordate di me? E io sono Kika. Oggi vi facciamo vedere alcune delle nostre creazioni. Per prima voglio far vedere questo gelato con 4 palle di colori diversi. Poi questo elastico per i capelli con 2 ciambelle. Io invece ho fatto questo pasticcino, lo vedete? Azzurro e blu. Poi ho fatto questi biscotti di forme diverse. Io invece, simpatico più che carino, ho fatto questo pinguino che con la pancia fosforescente, perché ho usato il film fosforescente appunto. Poi ho fatto questo scheletro bianco lucidato con lo smalto. Io invece ho fatto questa rana, una rana. Poi abbiamo fatto questa fetta di torta verde, che secondo me è la più bellina. Oggi invece però vi faremo vedere come si fa uno scheletro nero. Questo, si vede? Allora, i colori che servono: 2 palline nere, una più grande e una più piccola. Una pallina rossa e una pallina bianca. Allora, per iniziare spiattichiamo la pallina nera più grande. A forma non di cerchio ma di ovale. Così. Poi prendiamo la pallina nera più piccola e la dividiamo in 3 palline. Mi è venuto un po' male. Allora, 1, 2 e 3. E facciamo 2 palline, 3 palline, scusate. E le spiaccichiamo. Così. E la attacchiamo al nostro scheletro. E questi sono i denti. In questo modo. Poi prendiamo il bianco e lo dividiamo in una pallina più grande e una più piccola. Facciamo delle palline e le spiaccichiamo. Questi saranno i nostri occhietti. Li attacchiamo uno accanto a quell'altro. Poi usiamo del nero, delle palline piccole piccole e le attacchiamo per le pupille. Poi dividiamo il rosso in 3 palline, una più grande e 2 più piccole. Le 2 più piccole ci facciamo 2 ovalini abbastanza allungati, così. Così, vede? E ci facciamo le guancine del nostro scheletro. Con la pallina più grande la spiaccichiamo un po' e ci facciamo con il coltello un buchino nel mezzo, che non lo deve dividere in 2. Poi gli diamo la forma di un cuore e lo andiamo ad attaccare sulla testa dello scheletro. E il nostro scheletro è finito. Poi per altre rifiniture, come questo, ci si può aggiungere delle galette.
crostine sotto. Poi lo possiamo lucidare con lo smalto. Sì. Questo è quello che volevamo far vedere oggi.